Dopo un pomeriggio di pioggia, tra le foglie delle piante del mio giardino o orto, trovo le chiocciole, ovvero le lumache di terra. Io le raccolgo, le vado a spurgare per poi cuocerle. Dopo questi processi vado a preparare una gustosa minestra, ovvero una ricetta della mia bisnonna, semplice, con pochi ingredienti, ma gustosissima. Metto 3 cucchiai di olio di oliva in una pentola e 1/4 di cipolla tritata. Lascio soffriggere per pochi minuti. Appena la cipolla è ben dorata, aggiungo 300 g di sugo di pomodoro, la mia salsa praticamente, quella fatta in casa. Per chi non ce l'ha, si può acquistare tranquillamente anche la passata di pomodoro trovata in commercio. Subito dopo aggiungo uno spicchio di aglio, mescolo accuratamente e lascio cuocere a fuoco medio per circa 5 minuti. Adesso aggiungo 300 g di chiocciole già precotte prima. Lascio cuocere il sughetto con le lumache circa 10 minuti a fuoco basso, chiudendo la pentola con un coperchio. Le dosi indicate sono per una persona. Dopo questa cottura aggiungo al sughetto con le lumache un po' di prezzemolo, tagliandolo finemente direttamente sopra la pentola, ed un pizzico di sale, tanto quanto basta. Lascio cuocere ancora per 2, massimo 3 minuti, sempre a fuoco basso. Quindi ricapitoliamo. I primi 5 minuti il sugo e l'aglio a fuoco medio, poi 10 minuti a fuoco basso quando immergiamo le lumache, dopodiché 2, massimo 3 minuti quando andiamo ad aggiungere il prezzemolo e il sale. Dopo questa cottura di in tutto 17, massimo 18 minuti, ecco come si presenta il nostro preparato. La pietanza è pronta. Versiamo nel piatto e magari aggiungiamo una fetta di buon pane fatto in casa, pugliese possibilmente, e uno stuzzichino che ci servirà per togliere le lumache dal loro guscio. La cena è servita, delicata e ottima, gustosissima. Buona cena, amici! Ciao, alla prossima!